Le condizioni del gruppo sono un po' da scoprire. Onestamente, negli ultimi giorni siamo riusciti ad allenarci in un numero sufficiente di persone, anche perché l'ultimo periodo era stato abbastanza difficile a causa dei noti infortuni e delle note vicissitudini. Il gruppo è riuscito a lavorare tutta la settimana con una buona qualità e quindi diciamo che siamo riusciti a recuperare abbastanza dopo l'ultimo periodo molto molto difficile. Dagli infortuni sì, è chiaro che Marco è stato fermo a lungo, quindi dovrà giocare con la maschera protettiva ancora per un bel periodo, sta recuperando la condizione fisica che era andata un po' perdendosi proprio nei 15 giorni in cui ha dovuto stare completamente fermo quando ha dovuto subire l'intervento. Roby invece non ha mai smesso di lavorare a secco, da solo, senza contatti, adesso ha fatto tutta la settimana allenamento regolare con la squadra, chiaramente cercando di andare sopra al dolore che inevitabilmente avrà ancora per un bel periodo a causa del tipo di infortunio che ha avuto, però dovrebbero essere regolarmente della partita. Cercando di giocare in maniera più dura possibile. Più precisa possibile. È chiaro che le assenze pesano, peseranno fino a che non avremo completato il restyling nel rispetto del regolamento e nel rispetto anche di tutto ciò che concerne la parte economica. Giochiamo contro una squadra molto forte, che ha avuto problemi di Covid, che ha problemi di Covid, è una squadra, anche lei, un po' come noi, ha dovuto cambiare la pelle diverse volte nel corso della stagione per gli infortuni, soprattutto dei playmaker, hanno chiaramente più taglia di noi, dovremmo essere bravi, a togliere tutte quelle situazioni, ai loro lunghi dentro l'area. Dovremmo essere bravi a non perderci mai un tiratore eccellente come Anderson, dovremmo essere bravi a sfruttare quelle che in questo momento possono essere le nostre armi offensive, ma soprattutto per stare in partita con loro servirà grande attenzione, servirà a non regalare niente, servirà a giocare con grande durezza.